Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova giornata con me. Spero siate felici e contenti. Beh, se avete aperto questo video sapete cosa vi aspetta. Oggi, grande atteso giorno in cui vado a fare il filler e il rino filler. Sto preparando la mia colazione con la mia solita faccia sbattutissima. Sto finendo di programmare il video che devo uscire oggi. Spero il mio naso diventerà così praticamente. Le devo fare questa cosa qua. Tra l'altro mi faccio accompagnare da Giulia in questa fantastica esperienza, perché poi io non sono avvezza a questo tipo di trattamenti. Magari lei un po' di più, insomma. Tanto non lo nasconde, lo sappiamo. Mi faccio accompagnare da una professionista. Poi devo rimettere in piega questa frangia che, vedete, quando non la bigodino, ovviamente è lunghissima. E poi mi preparo. Sul viso in realtà non vorrei fare troppo. Ieri sera mi sono già fatto una mega maschera, quindi ho tutta la pelle pulita. A parte, vabbè, questi due cosi che praticamente ci stavo guardando i video di un anno fa. Stesso punto, cioè sono sempre sti due, quindi secondo me vuol dire qualcosa. Può essere che io dormo da questo lato? No, perché io dormo da quest'altro, quindi che cosa può essere? Non ho idea. Di qua è sempre più pulito. Sono più che altro macchioline, cioè questa è una macchiolina, questo è un ex brufolino. Che poi tra l'altro sotto il video dove ve l'ho detto, sapevo qualcuno non ci sarebbe arrivato, anche se non è che ci vuole un genio, perché l'ho continuato a ripetere per tutto il video, ma vabbè. Non è che se uno fa due punturine per togliersi l'insicurezza di avere queste rughette, che poi non sono rughe, perché raga, cioè ho 25 anni, lo capisco da me, insomma. Sono rughe d'espressione. Questa è una cosa che io ho da quando sono nata, è tipo avere tanta pelle in questa zona e quindi si aggrinza. Perché poi, cioè, non mi pare che io me lamento delle rughette da altre parti del viso, cioè sono solo queste. Quindi mi fa piacere che vi preoccupiate per me, però non c'è bisogno di scrivermi. Ila, però adesso poi non esagerare, fare questo, quell'altro. Ragazzi, io ve lo dico sempre, se si può migliorare qualcosa che ci dà fastidio, ai giorni d'oggi si può fare. Perché non farlo? Non è che mi deve sfociare in una malattia, cioè non è che appena uno si fa una cosa, poi fine dei giochi, oh mio Dio, diventa malato per chirurgia, cavoli e cose. Semplicemente è quella robina che mi dà fastidio, posso intervenire? Sì. E allora lo faccio, molto semplice. Giulia dice che questa frangia sembra Sailor Moon. Quando riuscirò a fare quella cosa del cuore davanti. Allora, guarda, solo quello mi si... Ecco qui. Così devo fare. Eccoci qui. E via, in un attimo Sailor Mars. No, io voglio essere Sailor Mars. Comunque sono arrivata e stiamo facendo... Ma mi sa che ci stiamo a mangiare la stessa cosa, eh? Ebbene sì. Lei, sì, si è fatta il mix uguale al mio. Il mio mix di farro. Vabbè, senza farro, però io ho solo il riso. Con zucchine. Ma ce l'hai già pronto. Certo, già non ce l'ho. Devo solo aggiungere un po' di formaggio se ce l'hai, se sì, non ce l'hai, ciao. Io ce l'ho aggiungere. Wow. Allora, siamo arrivate qua al Botox Bar. Siamo arrivate un po' prima, quindi adesso abbiamo detto... Se appunto riusciamo a fare prima. Faccio vedere il posto perché è troppo bellino. Qua abbiamo la scritta al neon. Eccolo qua, qui c'è la mia assistente, aiutante. Come ti sembra? Ti piace? Carino. Oggi non per te, hai visto? Oggi accompagno. Esatto. No, ma sai che io mi sento a disagio nelle cliniche, non sono abituata. Mi sento un po' a disagio. Sì, ci credo, figurati. Ma questi sono carini. Sono dei disegnini, hai visto che carini? Carini. Canotti. Eccoci qua, canotti e gommoni, lasciamoli in spiaggia. Guardate questo, il filler riempie il botox di stende. Mantra. Ok, ora leggermente a tre quarti. Perfetto. Come l'ho fatto? Ma non è che me lo dicono tutti? Sembra fatto, sì. E io dovrei. E io perché io ti prendevo sempre in giro. Sì, perché io quando rido lo vedo che va un po' giù. Allora, il filler un po' la toglie questa cosina che va in giù. Quello che lo toglie davvero però poi è il botox. Ma adesso il botox lo facciamo tutto in mano. No, c'ho il filler. Ma no. No, niente. Vedi? Rifatto. Ah, mi piace un sacco. Sì, si vede. Sì. Mi piace così. È bellissimo. Ma è carino, c'è l'inizio. Però è una buonissima notizia.
sai? Perché? Perché se c'è il sangue significa che ci arriva. Quindi tutta la storia di prima, morte, compressione, paura, dramma a New York, cioè un po' drastica, però sono l'idea che le complicanze vanno sapute prima, no? Ah no, certo. Ma in video si vede un sacco poi, Mamma mia, sì. Allora, Giulia piace tanto, quindi mi fido. Io mi sento un folletto, perché vedete, ha la puntina così, però si è molto maggiore. Guardate quando parlo, non si muove più. Allora, abbiamo fatto, alla fine, guardate, cioè mi ha detto che neanche serviva niente sulla fronte. Mi ha detto che sembrava che il mio naso era già stato rifatto. Qui Giulia sta rosicando tantissimo, perché dopo una vita che mi prende in giro, non per il naso, specifichiamo, perché mi dice che ho le narici tondeggianti. Esatto. Però guardate, no, si vede la differenza. Ora non so così. Però ora mi sento un po' indolenzita, se posso dirvi. C'è qua un puntino, c'è un po' la punta rossa. Però che ha fatto alla fine la punta e un po' qui mi ha detto per bilanciare, Sì, il dorso. Però tutto sommato, allora la prima puntura ho fatto internamente. No. Perché esternamente no, perché solo si sente la puntura, cioè la punturina, non è male. È tipo piercing, dai. Sì, tipo tempo che buca insomma la parte della pelle, ecco, non so come spiegarla. No, più che altro è la cartilagine che è dura là, quindi ovviamente sì, infatti l'ago solo fa, qua la puntina, perché poi per il resto... No, sul dorso penso non si... Quindi è andata bene, penso che si noti, poi però mi manda le foto... Prima e dopo, sì, ripeto, non è che era una cosa problematica e dici oddio adesso è cambiato così in dettaglio, ecco. Adesso comunque andiamo a riprendere la metro, andiamo alla nostra gelateria preferita. Non sei contenta? Sì, molto. Quando ti porto qua al centro ti porto sempre nella nostra gelateria. Allora, abbiamo preso un gelatino che si sta squagliando, il solito gelato qua nella nostra piazza, stavolta in compagnia. L'altra volta ero da sola. La volta prima sempre con me, però. Sì, è vero, quello sì. Stavolta ho preso banana, cioccolato e pistacchio. Allora, banana è proprio banana, cioè sa tipo quando frulli la banana? Vabbè, tipo pure pistacchio, sa proprio di pistacchio. Cioè ma la banana ha proprio la consistenza della banana frullata. Perché lui è tutta roba fresca. Mi ha detto? T'ha detto? Mi ha detto questa è solo banana, io. Amaretto, a me mi toglie il fiato. No, ma era buono. Il pistacchio invece... No, pistacchio io lo prendo sempre. Lo dico sempre, se venite dovete prendere questo. Questo è il vero colore del pistacchio. Ogni volta che dici pistacchio mi ricordo quando incontravamo pistacchio. Pistacchio! Lo ricordi? Stiamo facendo una passeggiata qui sul Tevere, Castel Sant'Angelo, eccolo l'angelo. Si vede lì sopra. Ma dimmelo, mi metto in posa. E riprendiamo un angelo e il secondo angelo. Ecco qua, di Victoria's Secret proprio. Madonna quanta gente. Non ti vede niente, ragazzi, un sacco di sole. Infatti fa caldo, cioè vi dico solo che oggi sto col giacchettino di jeans e sotto sto smanicata addirittura. Io sono freddo, mi fa morire. Sì, questo è già freddo, eccola qua. Ahia. Ti ho dato la scossa? Perché sti giorni do la scossa, ma te lo dico. Non lo so. Mi sento così. Mi chiamano mica su. Mi sentivo così. Se io volevo fare una foto bella, ho detto andiamo là che sarà vuoto, cheat. Sì. Ma è dove è uscita tutta sta gente? Magari è una festa. Guardate quanta gente. Ma perché? Boh, pure mercoledì. Guardate che bello. Brum, brum, brum. Siamo affascinati ogni volta che ci facciamo le camminate qui. Eccolo qui, chi mi è venuto a trovare appena sono entrata. Il bimbo di mamma. Abbiamo il reparto pacchettini di oggi, ora li apriamo. Neanche sono entrata e già sono stata aggredita. Mia madre, cosa ti sei fatta? Niente, cioè non si vede niente, ragazzi. Guardate cosa mi è rimasto, questo cosino qua, basta. Ora vi spiego anche perché non abbiamo più fatto la fronte. Eccomi qua, ufficialmente la mia postazione chiacchierata. Tra l'altro sono le 8:20. Mi ho fatto tardi per fare la passeggiata, le romantiche. Questo appunto è il naso. Ripeto, la dottoressa continuava a chiedermi se io avessi già fatto qualcosa. Ringrazierò madre natura. Ho risolto appunto soltanto la piccolissima cosa che vedete adesso quando rido non va più tanto verso in giù. Più che altro era quella, ma letteralmente c'è di una fiala, me ne avrò usate forse così. Ovviamente qualsiasi informazione voi scrivete sempre lì al Botox Bar, che sono veramente veramente bravissimi. Qui sulla fronte perché non mi ha più fatto nulla. Primo perché mi ha detto che non sono così tanto accentuate da intervenire, nonostante io gli abbia detto
guarda, non ci far caso perché adesso sono struccata. Vedete, con la skincare sembra tutto molto più rimpolpato, però ovviamente ci sono. Mi ha detto, passa l'anno prossimo, così magari ne hai di più e sei anche più grande. Perché poi io ho detto, no, guarda, ho 25 anni. Lei mi ha detto, è un po' presto iniziare adesso con il Botox. Iniziare, insomma, a fare anche solo per una volta. Perché ovviamente sulla fronte si può fare solo il Botox. Perché poi mi ha spiegato tutte le cose, io non ho fatto neanche in tempo a riprendervi quello che mi ha detto. Mi ha detto che ovviamente il Botox è un qualcosa che va a paralizzare, e quindi una volta che lo inietti la fronte, diciamo, si crea altre diramazioni per questi nervi. Insomma, adesso la spiego molto così. Fai una, fai due, fai tre volte. Ogni volta si inizia questo processo, e poi a un certo punto tipo il Botox non fa più effetto, tipo non ti muovi più. Poi mi ha detto, tu hai già l'occhio incappucciato, la palpebra che scompare se sto così, no? Quindi facendo il Botox ovviamente i muscoli si vanno a rilassare, quindi mi veniva tipo la cosa un po' più scesa così. E anche no, cioè mi ha traumatizzata. Quindi le ho detto, senti, evitiamo, tanto non è un problema che dici, oh mio Dio, non ci dormo la notte, ciao. Mi ha detto che si potevano fare dei trattamenti con le vitamine, bla 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 bla. Però alla fine, insomma, abbiamo fatto solo questa robina al naso, quindi per chi si era spaventato, veramente impercettibile, letteralmente. Poi avete visto, mi ha fatto un punto qua e uno qua. Sperando che adesso non mi escano lividi o cose, perché io poi sono molto, molto delicata. Però questa, insomma, è stata la mia esperienza. Dolore, lo sapete, io ho una soglia del dolore altissima. Lei continuava a chiedermi di fa male, di fa male, di fa male. Io no, a parte appunto sentire un po' qui sotto, che è la parte più duretta, diciamo, ma giusto quando inserisce l'ago, quindi è veramente un secondo. Quindi esperienza molto 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 positiva. Non vedo questa grande differenza, devo essere onesta. Cioè, soltanto il fatto che mi si muove meno la punta quando parlo. Però a livello di forme, ecco, io non noto la differenza. Poi me lo farei sapere anche voi, ma non mi sembra. Detto ciò, adesso apriamo i pacchetti. Perché questo qui di Amazon so già che cos'è. Perché praticamente l'altra volta ho preso la tinta, che poi non ho più potuto fare con voi perché mi si sono cancellate le clip, ve l'ho già raccontato. Quindi la prossima volta volevo fare questa qui, che era un po' più scura e secondo me un po' più fredda, che è la 3. Infatti io l'altra volta ho preso la 5.0, stavolta ho provato a prendere la 3.0. Apriamo questo adesso, che è quello di Colourpop. Non so che collezione c'è adesso. Eccoli qua. Loro sembrano tipo i personaggi di dei quattro elementi di Avatar. Magari c'entra qualcosa o magari non c'entra niente. Non conosco questa cosa, ma i pack sono molto belli. Che sono queste cose piccolissime? Chrome Liquid Eyeshadow. Vedete? Con tutti i simboli. Cos'è questo? Oh yo! Tutto cromato lui. E qui credo ci sia per forza la palette. Esatto. Eccola qua. E poi pacchetto da Asos, perché ho preso delle rubine che l'altro giorno c'era il 20% su tutto, più alcune cose erano già scontate. In realtà mi serve, l'unica cosa che mi serviva, poi eccoci qua come siamo finiti, mi serviva un cargo, che è questo. Update ovviamente non mi stanno, perché hanno la vita stretta. Bellissimo ragazzi, cioè dovremmo andare tutto completamente indietro, perché non c'è una cosa di come l'avevo pensata nella mia testa. Giusto un toppino che mi piace, però è troppo largo, quindi lo riprenderò. Sto impazzendo perché sto correndo a fare 1800 robe. Ora mi devo struccare. Tra l'altro mi sta colando il naso perché ho paura a soffiarmi il naso. Cioè la dottoressa mi ha detto non toccare la zona bla 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 nelle prime ore. Ma io sono super preoccupata quando faccio questo tipo di cose, trattamenti in generale. Tipo anche quando mi faccio il laser e i tatuaggi. Cioè poi tipo sto tutta ingessata, mi muovo a scatti. Cioè io sono un pochino eccessiva quando mi dicono fai questa cosa, curala per bene. Cioè io sono tipo la paziente ideale, perché lei mi ha detto non lo toccare, non metterti gli occhiali da sole, sempre per le prime ore. Però per me è come se fosse tipo, oh mio Dio, adesso come faccio? Quindi mi devo struccare, ma sono molto molto spaventata. Mi sta colando il naso, mi dovrei soffiare il naso. E poi appunto volevo farmi la doccia. In realtà volevo lavarmi anche i capelli, ma credo lo farò domani, perché se no non faccio in tempo ad andare a vedere Matrimonio a Prima Vista. Sono le 10, ho tra l'altro letteralmente bevuto la cena tipo con l'imbuto. Passiamo allo struccaggio. Metto le mie mollettine, farò piano piano con la carta igienica, tamponerò così. Ah, se n'è anche andato il puntino che c'era qua sotto. E per chi si stesse chiedendo, che magari sapete non conosce come funziona eccetera, perché non si può toccare tra virgolette il naso nelle prime ore, perché sto facendo tutte queste storie? Perché ovviamente il filler si può spostare,
quindi insomma uno ci mette tanto, fa tutte le cose fatte bene e poi fai magari un casino, però ovviamente dopo si assesta, quindi poi state tranquilli. Uso l'acqua qua bifasica e mi si strucca bene questo mascara, che ogni volta è un casino. È ancora quello che avevo preso in Corea, è difficilissimo da togliere, funzionano solo questi prodotti bifasici. Ed eccoci al momento catartico di passare qui. Farò prima un lato, poi l'altro. Che avevo passato un po' di correttore. Ok, credo così possa andare. Madonna, cioè io non mi potrei mai rifare nulla nella mia vita in faccia, perché impazzirei, penso impazzirei. Ora faccio tutti i miei passaggi, tra l'altro ho anche aperto questi nuovi pad esfolianti. Poi mi butto in doccia e vado giù a vedere Matrimonio a Prima Vista. Come sempre a noi non piace andare a dormire ad orari decenti, sono quasi le 2 di notte. Altra cosa mi chiedete in continuazione di sta cacchio di lampada, del proiettore magico. Cerco di rimettervi il link qui sotto nell'info box. Comunque è lui, è il mio giugino preferito della vita. Qui c'è il cagnolino più carino del mondo, tutto con la lucetta viola, che vuole fare la ninnetta con mamma che adesso arriva. Sono tutto viola anch'io, tra l'altro. Detto ciò, adesso vi saluto. Vi ringrazio per essere stati con me nella giornata di oggi. Adesso mi metto a dormire, anche perché domani devo registrare una parte di un video che uscirà settimana prossima, che voi vedrete settimana prossima, che uscirà il giorno del mio compleanno, per cui non vedo l'ora, perché ci sono un sacco di clippine molto molto interessanti. Però poi vedrete tutto. Quindi per ora vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao.